Intanto dopo anni torna questa corsa a tappe, credo importante proprio per preparare i futuri campioni. Parte dall'Emilia-Romagna e la cosa ci fa ovviamente piacere, perché l'Emilia-Romagna è una terra che ha dato tanto e sta dando tanto al ciclismo, e peraltro lo stesso Davide Cassani, che è stato un po' il protagonista, il motore, a proposito dei motori di questa idea, di questo ritorno del Giro d'Italia Under 23, vive proprio in Emilia-Romagna. E poi c'è questo filo rosso, o meglio filo rosa, se lo vogliamo chiamare col nome della maglia, di chi vincerà, che partendo da noi, dove 5 anni fa, il 20 e il 29 maggio, 2 drammatici terremoti fecero il più grande disastro in termini di danni dopo il terremoto dell'Irpinia nella storia dei terremoti del paese, dal quale ci stiamo riprendendo, stiamo ricostruendo e ricostruendo bene, ma attraverserà le Marche e l'Abruzzo, dove sappiamo in passato, ma purtroppo anche pochi mesi fa e poche settimane fa, il terremoto è tornato a colpire. Quindi un riflettore, una luce su chi non deve essere dimenticato, perché tutti insieme vogliamo tornare ad essere più forti, più belli e più sicuri di prima.